da parte di tutta la squadra, anche tu in particolar modo, perché sei stato davvero decisivo in questa partita. No, nulla, la squadra, cioè in questo periodo stiamo molto bene, l'abbiamo dimostrato anche in campionato con determinate prestazioni. Siamo passati sotto, ma siamo restati in partita e quindi poi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, meritatamente. Ecco, immagino siano stati complicati 2 mesi senza vittorie, però adesso davvero vi state riscattando. Sì, diciamo il frutto è il nostro risultato, perché sì, 2 mesi senza vittoria, ma comunque di continue prestazioni di alto livello. Mancava, come ho detto anche la scorsa volta, mancava il risultato, e, cioè, lo stiamo facendo sperando di continuare a farlo. Andate avanti in questa competizione, l'anno scorso l'avete vinta, anche quest'anno proverete a portarla a casa. Sì, certamente, la squadra è di alto livello, quindi abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Senti, già col Cagliari ti abbiamo visto in ottima forma, ti mancava solo il gol, oggi addirittura doppietta, quanto sei contento e che carica ti può dare questo? Sono molto contento, cioè, per la squadra anche, cioè, soprattutto per la squadra, perché come ho detto anche l'altra volta, provo a dare sempre il massimo per aiutare la squadra. Poi certo, l'attaccante vive per il gol, quindi 2 gol ti caricano tanto, però cioè, il primo compito mio è di aiutare la squadra e la ringrazio comunque perché mi dà fiducia anche la squadra e anche il mister. Cosa c'era in quell'esultanza? Ti abbiamo visto davvero scatenato, laggiù alla bandierina, ti sei tolto anche la maglia. Diciamo, era da tanto che aspettavo questo momento, con tanti sacrifici, tanta voglia. È arrivato e quindi me lo godo. Era più di cattiveria, più di essermi scaricato un po'. Cioè, nel senso. Sono più gol alla Cavani o alla Higuaín quelli che fanno? Ma Higuaín, diciamo oggi, dai, oggi O sono Higuaín. gol alla Spalluto. Ho Speriamo di entrare con la Spalluto. Grazie. Grazie, grazie. grazie.